Preceduto da nuove polemiche nazionali, il vulcanico Beppe Grillo, ormai soggetto politico al 100%, anche se antipolitico, arriva a Forte dei Marmi per infiammare i sostenitori del suo Movimento 5 Stelle. Oltre 300 persone in piazza Garibaldi per il mattatore, che così ha salutato il candidato sindaco David Luci e gli altri nomi in lista. Il più bel complimento che puoi fare a questi è a chi li conosce. Signori, questa ovviamente è un'idea, è un esperimento, non spargiamo tanto la voce, alle 3 del pomeriggio siamo qua, il primo giorno di sole, una meraviglia, io giro con un camper, lo vedete, mi è stato pagato da qualcuno, non so chi sia, questa è... È stato vostro. Se lo trovo, vedi che casino li fa. Grillo è passato poi dal parlare di Forte dei Marmi alla scena nazionale, non lesinando battute sugli ultimi scandali della Lega Nord. Questa è una meravigliosa cittadina, forse crisi ce n'è meno, siete 7.000 persone, potete sperimentare qualsiasi cosa, ci sono dei progetti meravigliosi di fare delle isole in mare con delle torri enormi, fare dei ristoranti girevoli dove poi bellissimi, no, sono bellissimi. Un vero e proprio comizio di piazza vecchio stile, anche se Grillo augura ai suoi buona fortuna e non certo la scomparsa dei tanto odiati partiti, anche perché, come spiega per così dire fuori onda... No, cosa facciamo noi? Se scompaiono tutti ci tocca andare a governare il paese, che cazzo facciamo?